siamo qui nella cucina di Visca durante la cena, viene Sor Margherita, la quale approfitta di un momento di pausa per fare alcune domande. Purtroppo ci saranno delle interruzioni, arriverà gente, però qualcosa di buono siamo riusciti ugualmente a incidere. Ecco, vorrei chiederti che cosa intende la Madonna quando dice abbandonatevi a me. E anche la Madonna sicuro pensano che noi dare il suo cuore alla Madonna. Basta? Sicuro. Quando noi dare il nostro cuore, dopo viene solo. L'abbandono. Sì. Tu sei pienamente abbandonata. Non piena. Non piena anche. Ma sentiva, come si fa a dare il proprio cuore? Come si fa a dare il proprio cuore? Per noi dare tutti i giorni il nostro cuore. Subito, solo piano piano. Piano. Cioè dare tutto il nostro amore. Per il nostro amore, andare insieme con il nostro cuore. Certo. Anche andare il nostro cuore a amore, niente il nostro cuore. Andare tutti e due insieme. Questo sarebbe l'abbandono allora. Quindi dare alla Madonna il nostro cuore. Il nostro cuore. Sicuro. E come vedi tu la vita religiosa, la vita consacrata al Signore? Così. Ma nel disegno di Dio, nel disegno della Madonna, come deve essere la vita religiosa? Guarda, anche la Madonna ha detto niente speciale. Solo detto che dare messaggi, niente altro. Ma tu, Visca, sei sempre della tua desiderio di diventare suora? Che? Vediamo che volontà di Dio. Donati a Dio senz'altro, consacrati a Dio senz'altro. Ma è sicuro, cosa Dio vuole, non c'è problema. Non c'è senso. Vuole qui, vuole in cielo, per me è uguale. Questa è una novità. Pensi che forse tu andrai presto in cielo allora? No, non ho presto, io non ho detto niente presto, non ho detto tempo. Io ho detto che... Dobro. Quindi tu non hai nessuna preoccupazione per il tuo avvenire, per il tuo domani? No, niente. Tu hai dato il cuore alla Madonna? Io ho dato tutti i giorni, Il cuore, l'anima, il corpo, tutto dare, che Dio prendere. E prende in parola la Madonna, sì, quando sì, si sì, prende, sì. E quando c'è questa sofferenza fisica, morale, così come ti aiuti? Che pensiero ti sostiene? Anche quando la Madonna ha detto questo, quando dare una malattia e dare una croce, la Madonna ha detto prendere con amore, prendere con gioia. Non ha detto perché Dio dare a me questa malattia, perché non dare te. No, Dio sai perché dato quando prendere. Noi solo... il nostro cuore libero per prendere. Questo riguarda Mattia. E quando ci sono altre sofferenze morali, incomprensioni, persecuzioni, in questi casi come... Guardano, permesso? Buonasera. E lui dice, anche la Madonna sicuro la vuole troppo. Sì, sacerdote ha detto. Perché aveva chiesto tre rosari? Ma adesso polacco. Perché c'è l'uno e l'altro, anche il sacerdote dice proprio. Sì, quando uno. Quando uno prete dice la Madonna vuole tanto, io ho detto perché la Madonna dice vuole tanto? Perché tu sicuro per te una paura. Ciao Sergio, per te, io ho detto per te una sicuro una paura, perché tu il tuo cuore sicuro non libero per Dio, per tu sicuro questo dici. E lui ha detto, ma no, perché noi oggi lo dicono messa, santa messa e breviario. E basta, io ho detto 15 minuti, un giorno, basta per Dio. Guarda. E la Madonna dice, voi pregate 3 ore minimo giorno. A uno prete che lavora con noi, che è altro in chiesa,
Cos'altro? Scusa padre, tu qui è padre Livio, cosa vuoi il lavoro oggi per vostra chiesa? E voi la messa e preghiera alla mattina e cos'altro? Ecco, qui a questo punto mi interrompo dicendo che io sono stato zitto, ma a quel punto quasi faccio un salto sulla sedia, proprio guardato Visca di traverso. Caspita, dico, ci mancherebbe altro che dopo aver detto la messa al mattino in un quarto d'ora e abbia niente da fare tutto il giorno. Forse Visca è un po' abituata a vedere, non so io, i frati che si trovano nelle sperdute parrocchie dell'Erzegovina, dove c'è la parrocchia con qualche casolare attorno, e non sanno come occupare la giornata, ma francamente noi qui in città a stento riusciamo veramente a far fronte a tutte le richieste, ma d'altra parte, visto che questo non poteva saperlo, lei voleva soltanto dire probabilmente, ci mancherebbe altro se la vita di un sacerdote si riducesse a quella messa della mattina, dice Visca, almeno dedicare 3 ore al giorno alla preghiera e poi tutto il resto le opere di bene. Cos'altro? Scusa padre, tu qui è padre Livio, cosa vuoi il lavoro oggi per vostra chiesa? E voi la messa e preghiera alla mattina e cos'altro? Sicuro možete više, svaki od nas. Dice che possiamo molto di più pregare, ciascuno di noi. Io cerco di lavorare, c'è anche il tempo disponibile. Questo l'amico che vuole per questo, io uno mio problema, io vuole che tu sì. Vuole prendere anche mia parrocchia, anche gruppo preghiera per tutto. E non quando noi pregare e Dio non dare subito. Noi tutti, tutti subito. Per nostra fede piano, non crescere, solo. Che Dio ha detto, noi si fanno prendere con nostra fede andare avanti, noi prendere acqua e crescere. Quando uno fiore. No, senza non c'è acqua, è come noi, è come nostre anime, sì, come nostra fede. Devi fare piano, quando crescerà. Quando sicuro, è grande, tagliamo e portiamo di scarpe. Quando sarà questo momento? Acqua è il nostro amore. Sì. Noi sicuro non mettere nel nostro cuore acqua, mettere la nostra gioia, nostro aperto nostro cuore e mettere amore. Questo è nostro nostra acqua. Sì, andiamo avanti. Quando il fiore è alto. Sicuro. Lo portiamo in cielo. Perché? Faccio in cielo, piano. Credo che un posto ce l'hanno assicurato. Sì. E speriamo. Magari speriamo. Diceva un santo concittatore francescano cappuccino, un San Giuseppe da Lionessa, e dopo la morte è riapparso, diceva, per la misericordia di Dio sono salvo. Cioè, ma come? Lei è così bravo, così santo, ma non serve a niente se non c'è la misericordia di Dio. È la misericordia di Dio, la bontà di Dio che vuole. Cuore, non c'è problema, io sicuro ne è preoccupato. Sì. Abbiamo visto lì. Che Dio vuole, che lui, non posso, la messa, non posso, che Dio vuole. Giusto. Sì. Non solo adesso, detto quando sta male uno sacerdote, ma va bene, sta male e io non posso la messa perché lui vuole guarisce. Guarda, è questo, non solo una, che l'hai detto, Dio, perché io non l'ho messa, quando Dio dà la messa tutto guarisce, no, perché no. Senza penitenza. Sì. Ecco, forse qui non si capisce bene, spiego, intanto tengo a... Così a precisare che si è formato intorno a me e a Sor Margherita un piccolo gruppo, tra cui un sacerdote del Gamma. E il punto Visca raccontava l'episodio di un sacerdote che era venuto a chiedere la grazia di guarire per poter celebrare la Santa Messa. E Visca appunto ha detto che la cosa più importante è fare la volontà di Dio. Se Dio vuole che tu sia malato, accetta la malattia.
se Dio vuole che tu guarisca per dire Santa Messa, sia fatta la volontà di Dio, però non devi essere tu a porre a Dio delle condizioni, sei tu che devi accettare la sua volontà. Ecco, adesso siamo riusciti a far cadere il discorso e sul viaggio che Disca ha fatto in Terra Santa, mi pare dall'8 al 15 giugno. È passata per Roma, è stato un giorno a Roma, il Papa era in Polonia, non ha potuto quindi vederlo, ha visitato la chiesa di San Pietro, però vedete come, ecco, Visca non si è fatto incantare dalla grandezza delle cose esteriori, ma due cose l'hanno colpita, la cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa di San Pietro e la finestra del Papa, quindi il Papa, vicario di Cristo, e l'Eucaristia, il Papa e l'Eucaristia hanno subito polarizzato la sua attenzione. Questa è veramente una cosa di grande significato. E poi c'è tutta questa serie di notizie sulla Terra Santa, dove la Madonna è apparsa, dove non ha detto niente a Visca, perché già la Madonna aveva narrato tutto a Visca quando ha dettato la sua vita sui luoghi della Terra Santa, dove è nata, dove è cresciuta, eccetera. Quindi nelle apparizioni non ha ripetuto quello che aveva già detto nella sua vita precedente. Anzi, penso che a Visca sia venuto questo desiderio acuto di andare in Terra Santa proprio dopo aver scritto la vita della Madonna. Cioè la Madonna gli ha parlato di quei luoghi, gliel'ha fatti anche vedere, come in un film, nelle apparizioni, e Visca ha desiderato vederli nella realtà. Non è per avere la visca laggiù per dire. E proprio è andato da Polonia, non è stato da Roma. E io sono visto. Ma ti è piaciuta la chiesa? Che? No, ho parlato con uno vescovo. Sì, è vescovo, ho detto Papa è andato da Polonia. Questo. Arbiscop, come si dice? Arcivescovo. Ma come si chiamava, ti ricordi? Il nome? No, non so adesso. No. Sei andato anche nella chiesa di San Pietro, Visca? Cioè, yeah, chiesa San Pietro. Non tanto tempo, solo una o due ore. Sono già andati, non tanto tempo. Hai rinnovato la tua fede sulla tomba di San Pietro? Per me? Sì. Per mia fede, non solo quando ho visto chiesa San Pietro, per mia fede vivere con mio cuore. No, no, io ho detto che io fede tanto così, anche la mia povera fede andare avanti. Sì. Sì, quando ho visto una chiesa e visto, oh guarda che tanto, bello, bello. E guarda, una cosa che è bello, una che pregare. Che pregare è un altro. Due cose non stesse. No, però, sì. Però visto. Per me è bello, chiesa San Pietro e tutto. Niente. No, ma tu sai che c'è la tomba dell'Apostolo lì. Sì, ma noi andiamo a dire il credo. Ma sì, per me, io sono stata prima volta, sì. Mai vista da Roma, dove Papa, anche una suora ha detto guarda Papa qui dorme, sinistra questa, sì. Per me come come volare. Sì, come volare quando ho visto finestra, come ho visto sì. Papa, padre, per me è uguale. Ma tu sai che io non ho andata da Roma, visto padre. Papa, io sono stata così, quando ho visto la finestra per me una grande gioia, una felice, certo. Ma tu sai anche che... no parole, cosa, che chiesa San Pietro e visto tutto dove Isloge Presveti, tamo in mano a Sì, ci sono tutti. Sì, sì. Bellissimo, nella cappella di Sacramento sì. Sei stata, che bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, sì. Sì. Col tabernacolo del Berlino. Sì, sì. Sì. Però il suo cuore va... Bene. Sì, sì. Senti, tu adesso hai parlato un po' della tua esperienza della chiesa di San Pietro. E per la Terra Santa cosa puoi dire? Per la Terra Santa, guarda, che esperienza hai avuto? Che io sono stata da Terra Santa, anche no, io ho visto tutto, non tante parole. Quando una persona andare da Roma, da Terra Santa, hai visto cosa è questo, parole con cuore, sì, sì. Dentro. Sì. Tante parole così.
No, sì. No, quando io da torno, quando sono sì. quando è venuta, è stata a casa, come sta Terra Santa? Io ho detto solo una parola, bellissima. Bellissima. E un altro, sì. Niente. Hai sentito la presenza di Gesù? Sì, come un momento che Gesù è presente, vive. Sì. E vive, sì. Sì. Quindi, Fisca, hai avuto quello che noi proviamo quando veniamo a Međugorje. Sì. Noi veniamo a Međugorje e sentiamo la presenza della Madonna. Tu, in Terra Santa, hai sentito la presenza di Gesù. Sì. Uguale, la presenza. Ma a Betlemme, Fisca, perché Gesù è nata. Sei stata a vedere la grotta? Sì, sì, è stata, è una piccola, piccola grotta. Sì, sì, sì. Dove nato Gesù? Sì, per... Dove? La grotta di Betlemme. Sì. Di Betlehem. Senti, ma la Madonna non ti è mai apparsa in qualche luogo particolare interessante? Sì, apparsa, sì. No, noi venuti da dove dormono, no, venuti alle 5 a casa. Ah, e no, da dare. Sì. Quando andiamo mattina è venuti alle 5 pomeriggio. Ah, e dopo stati a casa dove. Sì, per l'apparizione, sì. Sì, da camera. In camera sì. Per l'apparizione. Terra Santa, sì. Dove noi dormono e si noi pregano. Ogni giorno è venuta la Madonna. Sì, ogni giorno come. Sì, è venuta la sua terra con Visca. Sì, ma con Visca. Ma non ti ha detto mai niente la Madonna sulla Terra Santa. Ma niente speciale, niente. Sicuro parlando tutto il giorno, niente. Sì, sì. Ma lei sapeva che tu, cioè, non ti ha detto niente, io qui sono nata, io qui sono stata, niente. No, niente, no. Nulla, niente. Nulla, nulla. Perché l'ho già detto prima, non due volte. Sì. Quando parlare la sua vita. Parlare tutto e anche adesso parla un'altra volta. Ah, quindi già tutto ti ha detto della sua vita. La Madonna parla nella sua vita. Io scrivo la tre quaderni. Sì. E dopo quando è stata da Gerusalemme padre Livio ha detto parlano questo, parla una volta. Ah, e la Madonna sai cosa parlano, non un'altra volta. Sì. Per me sicuro io capisce una volta, no potrebbe. Sì. Mi sono dato da mai la padrugna. Sì, sì. La parla due volte. Sei seria, sorridente. Sì, guarda, quando la Madonna viene subito. Visto che è triste, seria, sorridente, gioiosa e poco, tanto, subito è come noi adesso parlano e visto la tua faccia, padre e tutti noi, sì. Visto chi è, come la Madonna una persona normale, hai sentimenti come noi, anche noi non capisce che la Madonna è una viva perché persona, viva persona. Tutto giorno. Certo. Bernardita diceva che era sempre sorridente allora. No, non sempre, è vero. No, vero. Non è vero. Anche Maria, il nostro vicente, ha visto la Madonna tre volte piangere. Sì. Dove? Quando la pressione. Qui la Madonna ha passato. Sì, tre la volte. Madonna. E noi non ho visto solo Maria, vegente. Visto tre volte che la Madonna piange. Tu mai Visca l'hai vista piangere? No, io non l'ho visto mai. Perché piangeva il motivo. Io non. Quando ho parlato della pace, guarda, pianto la Madonna. No, parla. Io e Maria ho solo detto che la Madonna piangere. Sicuro ho detto con Maria perché anche io. Ma secondo te perché la Madonna è triste? Perché la Madonna è triste? Non lo sai perché. Solo io ho visto quando la Madonna è triste. La Madonna sai perché. Quando la Madonna dare messaggi, che dare pregare, pace, conversione, confessione, che la Madonna vuole che noi prendere messaggi e vivere, mm-hmm. prendere dal nostro cuore, dare avanti, dare nostra famiglia, dare altri nostri fratelli sacerdoti. Sicuro. Quindi è triste quando noi non seguiamo i messaggi. Non lo sai tutto, io sai solo che la Madonna dà. Dare a me, che certo. Dare a voi. Sì. Ma di voi veggenti è contenta? Non lo so. Sicuramente. Non dice niente, non so, no. Guarda, io non pensano che io non ho detto adesso, sì, sicuro la Madonna è contenta per me. No. Cerchiamo, saresti egoista a dire. Sicuro. E anche io pregano come voi altri, io voglio andare avanti. Anche tu devi fare la fatica di crescere la santità come tutti. Crescere la fede, tutta la nostra vita, anche con conversione. Certo. Tutta la vita. No, una persona ha detto subito, io converto, non c'è problema.
No, per questa persona, non di questo. È molto difficile, io penso, la vita anche per voi, anzi, forse più difficile degli altri. Ok. No? No. Dimmi una cosa. Cosa? Riuscite sempre a pregare con gioia o ci sono dei momenti che ve lo avete? Che la Madonna ha detto così, voi... Non ho aggiornato un albero in questa mia scalina, se ma lo... Adesso nelle scalina... No, se non capisci mi dici. Ma con la zunga, con la... Mi problema, io anzi. Dopo. Ma dopo capisci. Ma sto fuori, sto solo tibia. Anche io non parlo bene italiano, che sì, ho detto, Angelica, tu parla più a me, anche io... anche io poco. Ma poco. Angelica la sembra molto da parte. Sì. Guarda che la Madonna dice questo, voi pregate... Prima ha detto pregate sette Padre Nostro, Ave Maria, Gloria Padre. E dopo ha detto pregate una rosario, dopo due rosario, tre rosario. No, ma tre rosario al giorno. Sì, 15 misteri. Sì. E guarda, la Madonna ha detto, e voi pregate così, oggi pregate solo uno Padre Nostro. E non solo che Padre Nostro è più sì, velocemente, non solo parole. La Madonna poi ginocchio dove vicino croce e parlate come nostro Padre, come vicino da noi, e non solo che è una persona strana per noi, Padre Nostro. E dove sei nostro padre, sì, io credo, non credo, sì, quando pregano è aperto il suo cuore, vuole capire cosa è nostro padre. Domani prega un'Ave Maria, sì, che è nostra madre, uno grande nostro amore, che la Madonna vuole tutti bene con noi. E gloria padre, dare una gloria per nostro Dio. E tutti i giorni questo, solo due o tre parole e basta. Quando pregano con meccanico, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, Padre, domani tutto stanco, non vuole avanti, perché la Madonna ha detto pregare tre rosario, io oggi prendere corona, pregare tre rosario e dopo, domani, no, non sono Padre nostro. Ma io non riesco a pregare rosario. Non c'ho problema. In qualsiasi luogo che si prega, in qualsiasi posto, è valido. Non è che bisogna recarsi in chiesa per pregare. Leggo breviario. Quest'anno viene speso. Fare 50 o fare 30? Una ora. Sto a 40, una ora. Guarda padre, quando uno prete la concelebrazione, la messa per tutti i parrocchiani, tu prima la messa e dopo una preghiera che tutti ascoltano, che tutti vedono come va da uno parrocchio, che è una parroco, una cosa speciale. Guarda, per nostro parroco, non vecchio parroco, adesso uno vivo. Vivo e anche una persona che dare la cuore a Dio, dare la Madonna, anche quando... E purtroppo qui mi era finita la cassetta, comunque il concetto di Visca era molto chiaro, cioè attenzione a non dire il rosario meccanicamente, ma seguiamo il consiglio della Madonna che dice dedica qualche giorno a dire solo il Padre Nostro finché tu non vivi tutta la preghiera nel cuore, questa preghiera, e non fai l'esperienza della paternità di Dio. Poi dedica qualche giorno solo a recitare l'Ave Maria finché tu non vivi profondamente il rapporto con me che sono la tua mamma. E poi un altro giorno dedicalo solo alla gloria al Padre in modo tale da capire che la vita e la giornata deve essere una glorificazione della Santissima Trinità. Se invece uno comincia subito a dire tre rosari meccanicamente e dopo il giorno dopo si stanca, non le dice più, perché non fa l'esperienza della preghiera. La preghiera in quel caso è solo una pura fatica esterna, non è la gioia dell'incontro col Signore. Diceva Visca appunto, se un sacerdote comincia a vivere la preghiera interiormente, poi subito la gente nota che è un sacerdote vivo e da questo cuore sacerdotale si genera una preghiera fatta d'amore anche per tutta la comunità parrocchiale. Adesso ritorniamo di nuovo in mezzo alla gente. Visca ha appena terminato di parlare a questo gruppo dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, e adesso c'è la solita domanda riguardante i vestiti della Madonna, ma
come si sa, sono soprattutto le signore che sono interessate a questo argomento. Sentiamo. Madonna si presenta in vesti diverse nel periodo, per esempio, di Natale, eccetera. Sì. Cosa vuol dire? Che la Madonna accetta in pieno tutte le nostre date riguardanti le nostre festività, diciamo così, religiose? Stasnaci, da sto gospa, se un caso è slatim e halinama, znaci možda da ona prihvati naše covine i tako? Nije ništa objasnjavala zašto. Ha detto che la Madonna... Dođe nekoliko puta, dva, tri puta. Cioè, la Madonna viene così, perché viene così non l'ha mai detto. No. Beh, a riguardo penso che potremmo avanzare un'ipotesi, perché la Madonna viene vestita d'oro. C'è un riferimento biblico ben preciso, penso, al Salmo 45, che è un inno per le nozze del re con una principessa. È un salmo che potrebbe benissimo riferirsi anche a Maria. Proprio dove si parla di questa principessa e si dice che questa principessa splendida dentro il palazzo è avvolta in vesti in tessuti d'oro, eccetera eccetera. Il versetto 14: avanza un infestoso cortio, sono introdotte nel palazzo regale. Quindi ecco, poi mi pare che ci sia un altro riferimento biblico sempre riguardo proprio alla regina in ori di Ofir. Noi sappiamo che questo si può riferire sia all'anima, sia alla Chiesa, sia a Maria, come ci insegna Padre De Lubac. Tutto ciò che è riferibile all'anima è riferibile anche alla Chiesa, è riferibile anche a Maria. Quindi mi pare che questo tessuto d'oro, questa veste d'oro di Maria abbia un riferimento biblico. Ecco, ci sono spesso riferimenti all'anno 2000, alla fine del mondo, riferimenti che riguardano il futuro. Vedete come i veggenti tagliano corto a tutte queste ipotesi e non dicono nulla per alimentare aspettative oppure per alimentare il catastrofismo. La Madonna ha deciso in questi anni di apparire, il fatto che ci avviciniamo nel 2000 vuol dire qualcosa? Il 2000 è una data da ricordare? Visto una tipita da sto gospa se un caso è bas prie dva figlia du dobe sta znaci ništa? Ne znam ništa posebno o tome, ali mislim ipak bila Božja volja. Ha detto che lei non sa perché la Madonna è apparsa proprio sul limitare del secondo millennio. Certamente questa è la volontà di Dio. Ha capito da lì nie svarno da sviete se završi sviet. Ne znam sve da će se završiti, Gospa to uopće ne bi rekla. Opće ne bi rekla, ne bi rekla. Pa ne bi rekla, sigurno, naše je da molimo i da budemo spremni, a drugo... Ha detto che anche se il mondo finisse presto, la Madonna non lo direbbe. Non c'è una parte. No, ha detto che noi dobbiamo convertirci e pregare, perché... Andiamo. Può dire di ringraziare la Madonna per tutti i pellegrini, certo. Perché è apparsa a loro e ha portato gioia a noi. Sì. Che la ringrazio. Sì, bene. Bene, bene. Questo ringraziamento è la cosa più importante, perché tante grazie stiamo ricevendo qui. Il terzo segreto di Fatima è qui, è Međugorje. Nessun collegamento, non si sa. Con Cacci da Lima, Vese, Ismeggiù Fatima e Međugorje. Spassimo sto sentisce Tainima. Ha detto che lei non sa, non c'è collegamento. Visca non sa, non conosce il terzo segreto di Fatima, quindi non sa che collegamenti ci siano. Uno si avvicina alla perfezione, si sente più tentato dal maligno, sì. Tanto se è un consacrato come un laico, sì. E allora che cosa bisogna fare? Un caso, Visca. Cada neki naputo neki naputo svetosti, yeah. onda sotto na je stoviše jača, kako treba, što treba. To nam svim snagama želi da to omete, a ipak mi svojim pojačanim molitvama možemo ga lako odbiti. Naša volja i naša vjera da iđemo naprijed,
Cioè, ha detto che sicuramente più andiamo avanti nella via della perfezione, più Satana cerca con tutte le sue forze di sviarci, però noi con la nostra buona volontà e con la preghiera e con la fede abbiamo le armi per sconfiggere Satana. Ma nel momento in cui c'è la tentazione viene a meno della fede verso il Signore, in quel momento, perché ci sono attimi lampi. Sì. Ecco, è importante la confessione. Ho una casa da un apasti e presto e viera. Io ho promesso un apasti, trebamo iacciati una sua viera. Ne sa che oggi un apasti da tacco l'acqua viera fa da un ministro, dobro, nije da nismo neki vjerci, ali ipak se trebamo u tome pokazati da to nadjačamo, da naša vjera raste, da naša vjera nije tako da mi možemo nekome reći mi vjerujemo, mi smo vjernici, nešto najbolje, specijalno, to ne možemo niko od nas reći, ali možemo je isto molitvom, kaže mi Gospod, kako god jedan svijet ne može ne, bez vode, tako i mi ne možemo bez milosti Božije. Certo. Ako mi svoju dušu ne zalivamo milosti molitve, onda pada. E dice che allora se appena viene la tentazione la fede scompare, che fede è? Allora è quando noi diciamo crediamo, un momento, e Visca dice invece che proprio Dio ci permette la tentazione perché si rafforzi la nostra fede, e allora proprio la tentazione è un'occasione per dimostrare a Dio che la nostra fede ha radici profonde, e dice Visca che la nostra fede si rafforza con la preghiera come un fiore che non diamo acqua e allora questo fiore appassisce, così la nostra fede, se noi la teniamo bagnata con l'acqua della preghiera, allora questo fiore è sempre forte, cresce. Ecco, adesso c'è una delle domande più ricorrenti, quella sul digiuno. Per molte persone è veramente difficile digiunare a pane e acqua, e allora sono qui quasi per chiedere uno sconto. Ma visto che su questo punto i veggenti richiamano il digiuno così come la Madonna lo vuole, pane e acqua, devo dire, e mi pare di poterlo dire, che Visca non fa digiuno a pane e acqua al mercoledì e al venerdì, fa digiuno totale, non prende niente. Solo mi pare una volta l'ho vista prendere un bicchiere d'acqua al mercoledì, e anche sono stato a Međugorje proprio in questi mesi caldi e nonostante la sete non ho mai visto prendere niente, e nonostante che parlasse ore e ore alla gente. Quindi veramente è fedele nel riferire il messaggio, ma è soprattutto fedele nel viverlo. Ali ipak od nas ono što nam daje, što traži od nas, bar da donekle mi izvršimo. Ako Gospa traži post o kruhu i vodi, onda mi se trebamo oni bar potruditi donekle da to učinimo. Dobro, znamo osobe, ako smo zdrave to možemo činiti, samo treba jaka volja da to izdržimo. A osobe koje su bolesne, one se mogu odricati nečega što im je najdraže taj dan. Dunque dice Visca, se la Madonna chiede il digiuno a pane e acqua, noi dobbiamo sforzarci di farlo. E se siamo sani, lo possiamo fare. Necessaria una forte volontà per questo. Le persone che sono malate possono, nei giorni del digiuno, cioè il mercoledì e il venerdì, rinunciare a qualcosa che a loro piace di più. Ecco, adesso c'è di nuovo una domanda sulla sofferenza, cioè su come noi possiamo aiutare le persone malate e come le persone malate devono accogliere una malattia. Ecco, Visca, che è lei stessa malata, penso che possa parlare per esperienza e dare anche una parola di conforto a tanti nostri ascoltatori, che sappiamo fra di loro ci sono tante persone malate, tante persone sofferenti. Ja, ali ovako, ako se tiče nekih patnji ili nešto, mi jedino tim osobama možemo pomoći s našom ljubavlju i našom molitvom. Ali inače osoba koja se nalazi bolesna, ako ćemo mi za te osobe te osobe koje su bolesne, one trebaju svoju bolest prihvatiti s ljubavlju, na zaista mole s ljubavlju i tako da to učine. Jer nema se, ako će on prihvatiti bolest, ali ako će prigovarati na svoju bolest, zašto je Bog njemu to da i tako, da ga bude spreman prihvatiti, jer Bog zna zašto je to dao i kad će to uzeti.
arcivisca che per quanto riguarda la sofferenza, vorrei dire questo. Se una persona è malata, noi possiamo aiutarla col nostro amore e con la nostra preghiera. Una persona che si trova malata deve accettare la propria malattia con amore e nella sofferenza deve cercare di pregare con amore. E se accettiamo la nostra malattia, allora non rimprovereremo Dio perché ce l'ha mandata, ma saremo a Lui abbandonati. Jer Bog zna zašto je dao i kad će je uzeti, jer ništa to nije uzaludno, nego svaka patnja ima veliki značaj sigurno Božjim očima. E aggiunge Visca che ogni sofferenza non è mai inutile, ma ogni sofferenza ha un grandissimo significato davanti agli occhi di Dio. Arriva un altro gruppo di italiani e come vedete Visca inizia l'incontro col gruppo, così come lo finisce, sempre con un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, e fra l'inizio e il termine della preghiera ci sono appunto i messaggi della Madonna e le risposte al gruppo. Zdravo Maria, Maria, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vas za vijek vijekova, amen. Regina della pace, prega per noi. Ecco, in una risposta a questo alto gruppo, Visca ancora una volta mette in guardia da dire il rosario meccanicamente. E dice che ogni Ave Maria ha un grandissimo significato. E più entriamo nella profondità di questa breve preghiera, più ci diventa di giorno in giorno più cara. E che vale di più dire un Ave Maria col cuore che tante Ave Marie senza pensarci. Jer kad Gospa kaže, samo malo, jer kad Gospa kaže da molimo danas krunicu, e onda ona nije nikada rekla moli samo riječima Oče naš, zdravo Marija, zdravo Marija, zdravo Marija, nego je Gospa rekla da mi molimo krunicu, ali da svaka zdravo Marija ima veliko značenje u našem srcu. Jer ako mi molimo samo jezikom, to je znak da je to samo jedna brzina mehanički da se moli. Ali kad mi otvorimo svoje srce, kad počnemo moliti srcem i s ljubavlju, onda će nam biti svaka zdravo Marija svaki dan draža i draža. Onda ćemo sve više i više početi moliti. Ha detto che quando diciamo il rosario stare molto attenti di non dire il rosario meccanicamente. E ha detto che ogni Ave Maria ha un valore, perché ogni Ave Maria è un dialogo che facciamo con la Madonna. Quindi ogni Ave Maria è un atto di amore. E se noi cerchiamo di dire il rosario cercando di veramente che ogni Ave Maria sia un dialogo con la Madonna, di giorno in giorno il rosario ci diventa sempre più caro e non preghiamo come se la preghiera fossero delle parole vuote e basta. Prima dice un'Ave Maria col cuore, sì. Poi prega, come sa, sì. Pregare. Non è la stessa cosa che dire 10 Ave Maria? Con cage da lì ako jedan kaže jednu zdravu Mariju dobro, da li zar nije bolje da nego reci 10 Ave Maria, ja sigurno da je. Certo, è molto meglio dire un'Ave Maria col cuore che dire 10 Ave Maria senza pensare a quello che si dice. Ecco, voi sapete che la Madonna il 2 novembre dell'81 ha mostrato l'inferno, il purgatorio, il paradiso a tutti i veggenti. Solo Miriam non ha voluto vedere l'inferno, ma poi successivamente ha portato Visca e Yaakov fisicamente in paradiso, all'inferno, al purgatorio, solo per scomparsi da casa per 20 minuti. Ecco, adesso sentiamo le esatte parole di Visca che descrive il paradiso, l'inferno e il purgatorio, e io cerco di darvi un'esatta traduzione.
ci descrive un po' il paradiso, la Visca. Ra, jedan veliki beskonačni prostor, jedna svjetlost kao uopće ne postoji tu na zemlji. Vidiš osobe obučene u sive, u roze i žute haljine. I moda odaju, mole, pjeva iznad, mali anđeli kruže. I gospa kaže, vidite kako su presretne osobe koje se nalaze tu u raju. Il paradiso è un grande spazio senza limiti. Una luce che non esiste assolutamente qui sulla terra. Vedi le persone vestite con vesti grigie, rosa e gialle. Camminano, pregano e cantano. E al di sopra di loro volteggiano dei piccoli angeli. E la Madonna dice, vedete come sono pieni di gioia le persone che si trovano qui in paradiso. Čistilište je jedan veliki, isto jedan prostor, ali čistilište se ne vide osobe. Čistilište se samo vidi jedna tama, sivo kao pepeo i osjeća se gdje se osobe trzaju, udaraju, lupaju i da se za njih treba što više moliti da se izbave iz čistilišta, da se potrebe naših molitava. Il purgatorio anch'esso un grande spazio. Nel purgatorio non si vedono le persone, ma solo si vede una grande oscurità, un grigiore come di cenere. E si sente queste persone che strappano, colpiscono, strepitano. Per esse bisogna pregare il più possibile perché vengano liberate dal purgatorio. E esse hanno bisogno, un grande bisogno delle nostre preghiere.